La poesia che dialoga con la musica. Tra le iniziative che allietano le serate teatine di questi giorni ci sono gli incontri del Giardino delle Letture. Questa settimana l'appuntamento è stato quello al tempietto del Tricalle di Chieti, dal titolo Flatus Vocis, dialoghi tra musica e poesia. Il trio MAB, composto da Maria Chiara De Berardinis, Alice Giampietro e Beatrice Di Matteo, hanno eseguito brani di Beethoven, Mozart e Piovani, alternati alle letture di poesie a cura di Matteo Di Cintio. Abbiamo deciso di intitolare l'evento appunto Flatus Vocis, che è un'espressione del Medioevo latina che significa emissione di voce. In questa cornice, diciamo, noi tentiamo, io con la poesia e il trio MAB con la musica, di inserirci proprio per capire dove la poesia e la musica si possono incontrare. E secondo noi si incontrano appunto sull'importanza dell'emissione vocale, della voce e del suono. In fondo, per suonare un clarinetto c'è bisogno del soffio, del suono. Per declamare una poesia c'è bisogno della voce umana, quindi ci incontriamo su questi aspetti e speriamo, insomma, funzioni il tutto. Il Giardino delle Pubbliche Letture, promosso dal Comitato per il Rilancio di Chieti, mette in rete la cultura e la città. In che cosa consiste questo progetto? È un progetto che vede tante associazioni e anche gruppi informali fare rete in nome della cultura per vitalizzare luoghi della città. E questa sera, per esempio, siamo in questo magnifico sito che è il tempietto di Santa Maria del Tricalle, che sorge su una evidenza archeologica molto antica. E competenze e soprattutto arti, quindi questa sera la poesia dialogherà con la musica. E nelle altre proposte che vengono fatte il tema centrale è sempre la parola, quindi il rilancio della lettura, del libro e la comunione tra tutte le arti, perché la cultura possa unire e lanciare i messaggi positivi di solidarietà e soprattutto di accoglienza e di apertura.